Verbale dei Carabinieri, 29 novembre 1984. Sono Fabio Massimo De Rosa. Sì, conoscevo la Mirella Gregori perché era l'amica del cuore della mia fidanzata, Sonia De Vito. No, non ho mai corteggiato la Mirella, eravamo solo amici. Non ho mai avuto relazioni di affetto con lei, né tantomeno le ho fatto delle proposte di affetto. Magari scherzando, in presenza della mia ragazza le avrò detto «Quanto sei carina!». Immaginatevi questa scena negli anni Ottanta, in un bar di via Nomentana a Roma, dove due ragazzine e un ragazzino di 15 anni sono seduti ai tavolini di un locale, ridendo, scherzando e gustando un gelato. Mirella, Sonia e Fabio. Tra una battuta e l'altra, improvvisamente Fabio dice «Quanto sei carina!», ma non alla sua fidanzatina Sonia, bensì all'altra ragazza, Mirella. Immaginate il sorriso forzato di Sonia e il suo stato d'animo geloso. Questa scena, apparentemente banale tra adolescenti, è diventata significativa il 7 maggio 1983, quando Mirella Gregori scomparve misteriosamente, partendo proprio da quel bar di via Nomentana. Il mistero della sparizione di Mirella, secondo quanto emerso nelle settimane scorse in una commissione parlamentare d'inchiesta, potrebbe essere legato a una questione di cuore e gelosia. È emerso un fatto esplosivo mai rivelato prima. Sonia De Vito, l'amica di Mirella, oggi adulta, ha testimoniato in segreto, contraddicendosi più volte nella sua versione degli eventi riguardanti la scomparsa dell'amica. Inoltre, ha lasciato trapelare che il suo fidanzatino di allora, ora marito, potrebbe aver avuto un interesse per la sua amica del cuore. Come anticipato, il dubbio era sorto già un anno dopo la scomparsa di Mirella, 40 anni fa, anche tra i carabinieri, che lo chiesero direttamente a Fabio. Forse aveva avuto una relazione con Mirella? Lui negò, ma ammise, come abbiamo raccontato, di aver rivolto qualche complimento alla ragazza, molto probabilmente non gradito a Sonia. Questo e altri verbali inediti saranno presto pubblicati. Per giungere a porre una domanda del genere, gli inquirenti dovevano necessariamente essere informati su qualcosa. C'era stata una storia tra i due. Mirella e il suo fidanzatino dell'epoca avevano litigato il giorno prima della scomparsa. Per quale motivo? Fabio c'entrava in qualche modo? Il legame tra Fabio e Mirella poteva aver irritato Sonia al punto da minare i suoi sentimenti positivi verso l'amica? Sonia non lo ha mai ammesso, ma le sue dichiarazioni dell'epoca ai carabinieri sono inquietanti, una in particolare. Ecco cosa disse Sonia, interrogata. Il giorno della scomparsa Mirella passò al bar da me. Era truccata, ricordo bene che mi chiese come sto, e io replicai dicendole con quell'ombretto sembri una morta. Una risposta da brividi, considerando che di Mirella si persero le tracce subito dopo. Una frase anche particolarmente acida per essere quella di una ragazzina che si definiva l'amica del cuore. Il rapporto tra Mirella e Sonia si era evidentemente rotto. Gli inquirenti però non andarono oltre. Questa traccia non venne mai approfondita perché poi arrivarono la pista internazionale, il legame con la storia di Emanuela Orlandi, le molto più affascinanti piste internazionali, i terroristi, i preti maniaci, il Vaticano e Ali Agca. Della gelosia e delle contraddizioni di Sonia non si parlò più, fino a qualche settimana fa, in commissione parlamentare. Ma su cosa si è contraddetta Sonia, oggi come allora? Torniamo indietro e ricostruiamo la storia dal principio. Il 7 maggio del 1983, Mirella andò a scuola, poi tornò a casa per pranzo. Prima passò dal bar dell'amica Sonia, che si trovava sulla stessa via. Un saluto veloce, come quasi tutti i giorni. A casa l'attendeva la madre, poco dopo arrivò anche il padre. Prima che il pranzo fosse pronto, qualcuno suonò al citofono. Mirella andò a rispondere. La madre la sentì esitare. «Chi sei? Se non mi dici chi sei, non scendo». «Ah sì, Alessandro, aspetta 5 minuti e arrivo». Mirella si rimise gli stessi vestiti che aveva indossato per andare a scuola. Diede un bacino alla madre e le promise di tornare subito. «Scendo 10 minuti, c'è Alessandro, il mio vecchio compagno delle medie, lo saluto e torno». La madre la aspettò tutto il pomeriggio.
inutilmente. Le ricerche iniziarono verso sera, quando anche Maria Antonietta, la sorella maggiore di Mirella, tornò a casa in fretta e furia. La prima cosa strana che notò fu che Mirella aveva lasciato a casa tutto, borsa, portafogli e documenti. Le amiche di Mirella riferirono che la ragazzina aveva un appuntamento con loro a Centocelle alle 17:30 per fare shopping per la festa della mamma, ma non si presentò. Inoltre aveva lasciato a casa la borsa con i soldi. Maria Antonietta decise di andare al bar di Sonia. Inizialmente disse di non aver visto Mirella, ma poi ricordò e raccontò. «Sì, Mirella è venuta qui alle 15:30. Aveva un appuntamento con Alessandro, un compagno delle medie che non vedeva da tempo. Si è trattenuta con me in bagno, al bar, per un quarto d'ora. Poi, alle 4:15 è uscita. Mi ha detto che aveva appuntamento a Porta Pia con Alessandro e si è vestita più carina del solito. Poi sarebbero andati con gli amici di lui a suonare la chitarra a Villa Torlonia». La sorella di Mirella rimase perplessa. Mirella non frequentava Villa Torlonia, non vedeva Alessandro dai tempi delle medie, non suonava la chitarra e aveva un appuntamento con le amiche per fare shopping. Non aveva la borsa. Così disse Maria Antonietta Gregori. «Io sono rimasta così, che racconto strano, le ho detto ma sei sicura?» Chiamarono Alessandro, che confermò di non vedere Mirella da tempo e di non averla citofonata. Di fronte alle perplessità della sorella di Mirella, Sonia cambiò versione. «Mirella mi disse che aveva appuntamento a Porta Pia con Alessandro, sì, e che poi Alessandro sarebbe andato a suonare la chitarra a Villa Torlonia, ma lei no, lei sarebbe andata dalle amiche. E come avrebbe potuto farlo se non aveva i soldi?» Secondo la madre di Mirella, la ragazzina indossava gli stessi vestiti che aveva indossato per andare a scuola, come ha visto Sonia, prima che lei salisse a casa per pranzo. I vestiti delle 15:30 erano gli stessi. Perché invece Sonia ha detto che Mirella era vestita meglio del solito, addirittura truccata come una morta? Ancora più significativo a smentire la versione di Sonia fu proprio Fabio, il fidanzatino. Durante i vari interrogatori con i carabinieri, ha sempre dichiarato senza esitazioni. «Sono certo di essere arrivato al bar di Sonia alle 15, quando Mirella si era già congedata da Sonia». Sonia disse che Mirella arrivò alle 15:30. Fabio invece dichiarò che alle 15 Mirella era già andata via. L'unico testimone a supportare la versione di Sonia è stato un cameriere di nome Marco Cali, il quale la vide parlare nel fondo del locale, non in bagno, come invece aveva sostenuto Sonia. Ma quanto è affidabile questo cameriere? Una sola testimonianza potrebbe non essere sufficiente. Quindi a che ora esattamente Mirella arrivò da Sonia? Per quale motivo decise di passare da lei se aveva un appuntamento con Alessandro, trattenendosi addirittura per un quarto d'ora? E Mirella passò effettivamente dal bar di Sonia? Sonia conosceva chi citofonò Mirella fingendosi Alessandro? Un'amica di Mirella ha raccontato che il giorno dopo la sua scomparsa, tutte le loro amiche si sono mobilitate per cercarla, tranne Sonia, che era a letto a dormire. L'amica le disse: «Che fai, non vieni a cercare Mirella?» Sonia rispose: «Chissà dove si sarà cacciata quella ragazza». Sonia rifiutò categoricamente l'invito e interruppe ogni rapporto persino con la famiglia di Mirella, che l'aveva sempre considerata come una figlia. Un altro comportamento inspiegabile da parte della sua amica del cuore. «Noi non abbiamo mai incolpato Sonia dicendo che è stata lei, però che conoscesse la persona che doveva vedere mia sorella sì, lo abbiamo sempre pensato, perché dal momento in cui è scomparsa mia sorella, Sonia non è più salita a casa, non è più venuta. Il bar dei suoi genitori non era ben frequentato perché restava aperto anche di notte. Suo padre teneva sotto il bancone una pistola». È tutto intorno a questo bar che si concentra il mistero di Mirella. La gelosia tra i giovani coinvolti è evidente. La procura aprirà un'inchiesta alla luce di queste nuove scoperte? La sorella Maria Antonietta nutre questa speranza, augurandosi un giorno di poter portare almeno un fiore sulla tomba di Mirella.